Scusate se vivo. Allora. Dal plié srotola il braccio destro in seconda, estendendo allungo il braccio sinistro verso l'alto. La gamba sinistra, come se la tirassi su, la porto a me, il piede sinistro scivola, allungo la gamba e sono lì. Adesso il sinistro rimane lì, il destro, il braccio intendo, si piega, quindi il piede si appoggia, e metto la mano destra sul mento. Attenzione, il braccio sinistro semplicemente scende, si ferma in prima. Il braccio destro, abbasso il gomito, passa dietro la testa e si incontrano. Ancora. Dal plié, srotolo, torna, ruota, si incontrano. Ancora. E plié su, mano e ruota. Ancora. Plié su, mano e chiudo. Le braccia da qui continuano incrociandosi verso il basso o prima la sinistra avanti. Un bel respiro. E incrocio il braccio destro avanti, il sinistro indietro. Entrambi si piegano dai polsi. Vum, questo. Ancora. Metto più vicino per quest'ultima parte. Da qui le braccia si incrociano a sinistra avanti. Prendo un bel respiro e vado dalla diagonale destra alla diagonale sinistra. Le braccia si piegano entrambi, ok? In questa maniera. Quindi, come è piegato il braccio destro, è piegato anche il sinistro. Vi ricordo, giù, sinistro avanti, su, sinistro dietro. Respiro. One, 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 one. E ancora. E morbido. One, due, e ruota, su, su, e piego. Attenzione alle braccia. Mi abbasso per mostrarvele meglio. Da qui che sono, il sinistro non fa altro che rimbalzare da dietro avanti, semplicemente. Ok? Su, rimbalza e avanti. La mano sinistra spingerà il braccio destro, quindi si allunga, scorre e si sposta a sinistra entrambe le braccia. Sono qui, piego e spingo. E insieme fanno un piccolo cerchio davanti a me, andando da sinistra a destra. Quindi respiro, rimbalza e ruota. Con le gambe semplicemente da qui che sono, respiro, cambio diagonale, rimbalza. Quando le braccia vanno a sinistra, insieme la gamba destra, ok? In avanti. Destra stesa, alla sinistra in mezza punta. Lì. Però spingo dentro lo stomaco. È come se qualcuno ci trattenesse dalla camicia, ok? Quindi contrazione. Respiro su. E gira. Ok? Dall'inizio, morbido. E. Sì, ancora una volta, lentamente srotolo, tiro su e respira, si incrociano giù, respiro, si incrociano su, rimbalzo sinistro, sposto, ruota. Ok? Attenzione a queste braccia. Ragazzi, vi chiedo solo un piccolo favore. Proviamo ad evitare di commentare continuamente perché sennò lo schermo si occupa e quindi si vede poco bene. Scusate se ve lo chiedo, lo faremo poi tutti insieme se ci sono delle domande. Grazie mille per la comprensione. Allora, lo ripeto un'ultima volta dall'inizio e poi andiamo avanti. Plié e piego, su, incrocia e avanti, sposto e. Attenzione a queste braccia. Il sinistro andrà indietro alla mia schiena, il destro avanti. Si ferma, ok?
La gamba destra scivola indietro, sono in quarta. Come se mi volessi abbracciare, ok? Quindi, da qui che sono, sinistra dietro, destra avanti. Adesso cambio, chiudendo la gamba destra, braccio sinistro avanti, destro dietro. E quindi recupero la gamba. La gamba destra, ragazzi, non fa altro che andare avanti, scivola in quarta, avvicinarsi. Ok? Da qui le braccia, abbiamo detto, destro avanti, sinistro dietro, chiudo la gamba, cambio le braccia, sinistro avanti. Attenzione, la mano sinistra si poggia sul gomito destro che intanto torna indietro. Lo faccio passare da sotto, allungo il corpo, si allontana, appoggio la mano sulla testa e quindi il corpo si avvicina. Un elastico, pam! Morbida la testa, ok? Ancora una volta. Dall'inizio. Respiro. Cambio, scivola e torna là. Lentamente quest'ultima parte, da qui un piccolo cerchio, scivola alla destra, gamba intendo, cambio braccia, avvicino la gamba, mano sinistra sul gomito destro, faccio passare il braccio da sotto, si allontana, si avvicina, proviamo a legarlo e respira, incrocio, rimbalza e scivola, torna, dietro e direi abbastanza chiaro. Sì? Vado avanti. Attenzione, da qui che sono, le braccia semplicemente. Il destro si allungherà prima verso l'alto, il sinistro, come se aprisse una finestra, prima si allunga, poi si apre e insieme le braccia diventano in seconda. Da qui, incrocio, apro. Visto di fronte? Questo. Ok? Immaginate proprio di aprire una porta. Da qui, apro e attenzione, le gambe si aprono, prima la sinistra e poi la destra. Sinistra, destra. Ok? Trasferisco il peso a destra perché devo staccare il piede sinistro e lo tocco con la mano destra. Quindi sono qui, sinistra, destra, cambio il peso, tocco il piede sinistro. Il braccio sinistro invece, come vedete, è verso la diagonale dietro, alto. Attenzione, finisco questo passaggio. Dal developpé, allungo la gamba dietro, il braccio in avanti, spingo in giù e torniamo insieme sia la gamba sinistra che il braccio destro. Ancora una volta, sono qui, pum, pum, sinistra, destra, tocco, allungo, torna e apro la gamba destra verso la diagonale. Sono qui. Controtempo, tocca, dietro, torna e le braccia rimbalzano indietro. Mi fermo qui, ancora una volta. E sinistra, destra, tocco, dietro e là. Da qui, spingo e braccia dietro. Dall'inizio, lentamente. E dal plié, srotolo e ruoto giù, respira, piego, rimbalza e ruoto, scivola, torna, controtempo, tocco dietro, allungo e là. Abbastanza chiaro?
Se vedete muovere il telefono perché lo sto spostando un po' più indietro. Perfetto. Fatemi capire se è chiaro, ragazzi. Direi di sì, vi ringrazio per la risposta. Allora, la musica che ho scelto è una musica che tutti quanti conosciamo e recentemente l'abbiamo sentita spesso. Però, guardando un concerto, uno di questi live che avevano fatto in questi giorni, ho scoperto un pianista molto molto bravo, tra l'altro italiano, quindi difendiamo e promuoviamo il talento italiano. E ne ha fatto una versione molto molto particolare, il pianoforte. Ve la faccio ascoltare e poi la faremo dall'inizio insieme. La musica, rifacciamo. Chiaro? Lo rifaccio lentamente all'inizio per rivedere alcuni passaggi. Allora, plié, tiro su braccio e gamba sinistro, abbasso, ruota e incrocio avanti, respiro, cambio e da destra a sinistra, avanti la gamba destra, ruoto. E scivolo indietro, braccio destro rimane, cambio sinistro avanti, poggio lontano e incrocio sinistra destra, tocco il piede sinistro, sono in plié, allungo lontano, spingo, apro e ok? Direi che così è più chiaro. Musica. Sulla prima nota, questo ting, sono le braccia che pum, cascano dietro la testa. Ok? Ok. Allora, attenzione, vado avanti. Queste braccia, ragazzi, che si allungano, spingono verso sinistra. Recupero la gamba destra e farò un piccolo attitude. Allungo la fine, appoggio, bel braccio sinistro ancora minimale lontano, sono lungo verso la diagonale. E sono in plié. Sono qui. Preparo. Spingo, allungo, appoggio. Ok? Lo rifaccio un po' da prima per coordinare tutta questa parte. Da qui, tocco, allungo, giù, apro e grande, raccolgo. Allungo, appoggio. Il braccio sinistro da dietro torna in avanti e questo mi fa trasferire il peso in avanti, in modo tale che io possa staccare la gamba sinistra dietro, aprire le braccia, recuperare, andeor, enveloppé, e le braccia insieme
vanno prima indietro la testa, poi mi colpisco sullo stomaco e poi vado indietro con la sinistra, avanti con la destra. Sono dei rimbalzi. Quindi, da lì, mano sinistra che torna, trasferisco il peso, respira, vado indietro, avanti, sinistra, destra. Continuo, le braccia vanno su insieme, vanno dietro la schiena insieme, torna solo il sinistro sul ginocchio destro. Quindi, diagonale, torno avanti, respiro, recupero la sinistra, dietro, avanti, rimbalzo, su, dietro e. Ok? Da qui il corpo è avanti, quando alzo le braccia, respiro e il corpo si allunga. Fum, fum, là. Ok? Ancora un po' da prima. Siamo qui. Le braccia toccano. Preparo. Vado e torno. Apro. Raccolgo. Scusatemi. Raccolgo. Tocca. Dietro, dietro, su, dietro e. Lo rivedo. Siamo qui, quindi un po' prima, eh? Fum, testa, sinistra, destra, tocco il piede, allungo, e, la, torno, pa, pa, develope, e, torno, anvelope, poggio, avanti, sinistra, destra, su, dietro, ginocchio. Musica. Rifacciamo. Lo marco e vado un po' più lentamente, ok? Plie. L'ultima parte è in controtempo, eh? Qui, da qui, attenzione, tocco giù, giù, su, dietro e ancora, da qui, stomaco, gambe, braccia dietro, avanti, giù, sinistra, destra, respira, dietro, ginocchio, vado avanti, attenzione, da qui, dalla torsione, il braccio destro spinge dalla spalla verso sinistra, il peso ragazzi lo trasferisco sulla gamba sinistra per poter sviluppare la robesta e la gamba destra, quindi da qui, questo, appoggio il piede e avvicino come se tirassi qualcosa. Dal braccio avvicino anche la gamba sinistra, questo e sul sinistro, come se mi parassi, ok? In realtà il braccio destro è in prima, il secondo in terza, per cui abbiamo detto da qui che sono, trasferisco il peso, allungo, porto con me, sinistro su, da prima e sono qui, avanti, recupera, giù, apro, apro, su, dietro, e, levelo, trascino, chiudo.
Sì, ragazzi, lo sapete che poi rivediamo tutto, rispieghiamo tutto. Vi ricordo anche che verrà salvato, per cui qualora ci fossero dei passaggi poco chiari, avete tutto il tempo, nell'arco delle prossime 24 ore, di rivedere tutto quanto. Oltre al fatto che poi verrà salvata anche, verrà caricato su YouTube, sempre sul canale di On Dance. Ok? Lo rifacciamo dall'inizio, per chi me l'ha chiesto, lentamente, e poi ragazzi vado spedito, ok? Plié, tiro su e lentamente abbasso il sinistro, il destro va, un respiro, destra avanti, sinistra dietro, sinistra che rimbalza, scorre e un piccolo cerchio, destra avanti, sinistra dietro, recupero la gamba, sinistra avanti, destro dietro, torno il destro, allungo, tocco la testa, dal contrattempo le braccia si incrociano, mano destra, piede sinistro, allungo, spingo e rimbalzano, e vado da destra a sinistra, recupero la gamba, allungo verso la diagonale. Dal braccio sinistro torno, enveloppé, tiro su e rimbalza dietro, avanti, sinistra, destra, su, dietro e trasferisco il peso, trascino, braccio sinistro. Musica. Clea? Chiaro? Tanto lo so che avete bisogno di più tempo e di capirlo meglio. Ancora! Qualcuno ha qualche domanda che però qualcun altro non ha già fatto? Prego. La posizione finale, sì. Allora, da qui che sono, devo andare verso il piede destro, quindi non avvicinare la gamba, al contrario, la sinistra che si avvicina. Sono in mezza con il corpo, è come se fossi appoggiato con le spalle contro una parete. Da lì il braccio destro tira, mi appoggio sul sinistro. Abbiamo detto destro in prima, sinistro in terza. È come se mi parassi da qualcosa. Se io sono così, questo, ok? Dai, un po' ci sono, bellissima, voi. Ok, dall'inizio e andiamo avanti. Quando chiudo fanno questo, un'ulteriore chiusura verso di me, ok? Sono qui, questo, ruotano verso l'interno, proprio come se tirassi qualcosa. Attenzione, da qui che sono
Quello che fanno le braccia è semplicemente ruotando si scambiano. E vado da sinistra, la mia sinistra, nonché la vostra sinistra, a destra. Ok? Quindi da lì tiro e apro il braccio sinistro in seconda, il destro su, ma pensando le braccia, come se qualcuno vi tirasse indietro. Per cui una volta che sono qui, sono più indietro delle mie spalle. Ok? Stacco il ginocchio destro per compensare. Sono qui, cambio, tiro sul ginocchio destro. Attenzione a questo passaggio. Da qui la mano destra torna e si appoggia sullo stomaco ed è come se mi spingessi. Quindi trasferisco il peso da dietro ad avanti. Il braccio sinistro ruota in avanti, la gamba sinistra si allunga. Piega e si appoggia dietro. Il braccio sinistro si allunga in giù. Ancora una volta. Sono qui. Schiaccio. Allunga. Envelopé. Incrocio la sinistra dietro. Attenzione adesso, come se qualcuno mi tirasse dalla mano verso il basso, un piccolo plié per girare. Questo. Quindi mi ritrovo con la sinistra avanti. Sono qui. E plié giù. Il braccio destro incontra il sinistro. Faccio un piccolo round. E le braccia vanno da sinistra a destra. E. Ok? Ancora una volta. Da prima. Tiro. E. Cambio. E su, mi spingo, agadam, incrocio, plié, attenzione, rond, esce di schiena, su, e le braccia sono a destra, lunghe entrambe, il plié a destra. Vado con la mano destra, come se camminassi, poi con la sinistra, per cambiare il peso, e il gomito destro va prima indietro e poi in avanti, da un colpettino, quindi finisco il giro, sono a destra, destra, sinistra, destra e, chiaro? Recupero la gamba, cambio, su, spingo, envelopé, incrocio, plié, rond, appoggio, destra, sinistra e là. Signori, ditemi voi. Sì. Yes, I do. Ancora una volta. Allora, allungo, tiro, cambio, su, schiaccia e incrocia, round. E destra, sinistra, destra e l'ultima parte ancora e pom, fum, fum, sh, fum, e incrocio dietro, ro, destra, tan, tan, pam, pam. Ok, allora vado un po' avanti, ragazzi, perché il tempo sta per finire. Quindi preferisco andare avanti, poi avete più tempo per studiarlo, da con calma. Allora, da qui che sono, il braccio destro continua dietro la testa. Semplicemente, da qui, questo, e dietro, la mano spinge non solo la testa, ma tutto il corpo giù. Attenzione, da qui, cambio fronte e vado giù. Appoggio la mano sinistra e il ginocchio sinistro. Trasferisco il peso, la gamba destra fa un roll andeor per cambiare peso. Sono quindi questa diagonale. Da qui su e trasferisco il peso, il piede sinistro si aggancia dietro al ginocchio destro,
e poi si allunga, sinistra avanti, destra dietro in quinta. Le braccia, nei due passi, si aprono in seconda. Prima però sono giù, poi quando chiudo sono più su. Ancora. Allora, rivediamola ancora da lì. Fum, fum, cambio. E fum, fum, recupera. E ro, appoggio, destra, sinistra. E cambio. Fum, giù. E aggancio, avanti, su. Ancora una volta. Dal round. Quindi, da qui che sono, recupero, vado indietro. E giù, destra, sinistra, gomito, chiudo il corpo, vado giù, mi spingo per venire su, cambio subito il peso, aggancio il piede dietro, vado avanti, le braccia sono prima giù, chiudo, poi sono su. È come se spingessi verso il basso, o meglio verso l'esterno. Proviamo a legare l'ultima parte tutto quanto all'inizio. Allungo e ruoto, su, spingo, ando da, incrocio, round e giù, destra, sinistra, e la, respira, chiudo, su e aggancio, fum, fum. Sono due tempi, Il primo tempo è la sinistra avanti, il secondo, track, le braccia che si alzano un po' più su e la quinta destra che si chiude dietro. Dall'inizio e fum, fum e respiro, prendo fiato e rimbalza e un piccolo cerchio, scivola, torna lì e controtempo e tocco, allungo, spingo, apro, rimbalza, plie, attitude, allungo e enveloppé, rimbalzo indietro, avanti, sinistra, destra, su, dietro, ginocchio, tiro e cambio, su, tocca e rom, e pam pam, e giù, dietro, am, pam, la. Quinta plie. Angelo, sì, quinta plie. La gamba sinistra, prima chassé, quindi stesa, poi chiudo, plie, ok? E giù, il primo passo, lì, il secondo. Ok? Musica. E respiro. Dai Marta! Lo rifaccio lentamente. Sinistra, destra, su, dietro.
indietro, ginocchio destro, allungo, avvicino, cambio e su, spingo e crocio, plié, fuori e destra, sinistra, gomito e vado giù, spingo, aggancio, sinistra, destra. Meglio? Ok. Allora, sì, impariamolo un po' più lento, poi sarà più semplice dopo. Allora, finisco questa parte. Però per spiegarlo, ragazzi, mi metto di fronte. È molto semplice, eh? Da qui che sono, il braccio destro dal gomito ruoterà verso l'interno. Ok? Sono qui, verso l'interno e tiro su come se volessi toccare ancora il piede sinistro. Questo, ma non lo tocco, perché la gamba sinistra fa dentro, fuori, si allunga, ok? Sono qui, morbido, mi allungo e recupero il ginocchio destro. Sono the down flex. Allungo la gamba e le braccia, fermi lì, round, poggio, avvicino, crollo i gomiti, fum, dai gomiti, chiudo, cambio direzione, lascio scivolare le mani lungo il corpo per avvicinare le ginocchia sul pavimento e aprire le braccia in seconda. Lo ripeto, siamo qui. Questa è la posizione in cui poi dovremmo farlo realmente, eh? Piego verso l'interno sia l'avambraccio destro che il basso gamba sinistro e pom, lunga, raccolgo la gamba destra, allungo su. Qui ragazzi, se riusciamo a svenire le leve rimango le leve, crollo i gomiti, ruoto cambiando direzione e mi avvicino al pavimento andando giù. Un po' più legato, da qui ci siamo rialzati, scivolo chasse, fum, fum, dentro, fuori, fum, fum, ruoto e giù, ancora una volta, chasse, chiudo, dentro, allungo, ginocchio destro, su, ruota, crollano i gomiti, insieme vanno avanti e apro. Ancora una volta questo più a parte, da qui lentamente, pum, allungo, recupero la gamba destra, spingo dal tallone, come se volessi spingere qualcosa lontano e andeor dopo, ok? Sono lì, pum, e lì, giù, su. Ok, questo è tutto. Per cui adesso ce lo possiamo vivere un po' più liberamente. Ok? Lentamente tutto. Così respiriamo. Ok, abbiamo gli ultimi 10 minuti, rendiamoli preziosi. Fatemi capire se c'è qualche passaggio che volete rivedere, così lo rivediamo tutti insieme.
Conta la rovescia. 3, 2, 1. Perfetto. Gaia Bonanno ha detto tutto chiaro. Aspetta. L'ultima parte, certo. Allora. Sì. L'ultima parte, sì, Gioia. Dai. Dentro. Allungo. Il gomito destro, il braccio destro rimane piegato, eh? Dentro. Lungo. Recupero il ginocchio. Su. Ruota. E. Avanti. Cambio. Aiutiamoci con il sedere. Sono indietro con il sedere, quando sono giù con la schiena, adesso il sedere va avanti e la schiena va indietro. Sì. Parliamocela. Sulle mezze alla fine. Va lì, vado con le ginocchia e sono lì. Ok? Non mi siedo sui talloni. Prego, qualcos'altro? Tanto respiro. Vi ricordo che la classe, sì, per le prossime 24 ore verrà salvata sempre in questa pagina, insieme alle altre chiaramente lezioni che potrete rivedere con calma e caricata ulteriormente sul canale YouTube. Sempre di On Dance. Quindi i riferimenti li troverete tutti. Troverete anche la versione intera sul mio profilo, per cui se c'è qualcosa di poco chiaro, date una sbirciata. Vi passerò anche la musica lì perché non trovo l'autore in questo momento. Perfetto, ho respirato, grazie. Prego dall'inizio. Thank you.
ancora una volta. Respiro. Ok, sì, devo tagliare i capelli perché sennò comincio a sudare tanto. Capelli lunghi, sai, per tutti quanti, per bere chiuso, quindi anch'io non ho avuto modo di tagliarli. Allora, ragazzi, spero sia stato tutto quanto chiaro per tutti quanti. Spero vi sia stato di aiuto, spero di avervi fatto compagnia. Una piacevole compagnia. Scusate. Spero stiate vivendo questa quarantena nella maniera più serena possibile. Il nostro settore, lo sapete, in questo momento è messo a dura prova. Cerchiamo, ragazzi, di stringere i denti e di farci sentire. Farci sentire che non abbiamo soltanto noi il bisogno di danzare, ma è il pubblico o chi veniva in teatro a vedere i nostri spettacoli ha bisogno di tornare a teatro e quindi di rivedere l'arte, non soltanto chiaramente la danza, ma ogni forma di arte. Ok? Sapete benissimo noi che la facciamo in primis quanto bisogno c'è di tutto questo, però vi prego, facciamolo in maniera sana. Ok? Cerchiamo di aiutarci a vicenda senza bisogno di sparare sentenze. Ok? Tutti facciamo tutto giusto. Non puntiamo il dito contro nessun altro. Ultimo minuto. Vi ricordo che la musica è un live di Bella Ciao. Vi passerò poi l'autore. Sì, lo scriverò insomma sotto la coreografia. E nulla, non riesco a fare l'ultima volta, ragazzi, scusatemi, è rimasto pochissimo tempo. Ribadisco ancora i miei ringraziamenti a Roberto Bolle per questo invito. Oggi è stata la terza settimana insieme a voi, grazie mille, grazie, grazie, lo faccio con piacere. Grazie a On Dance, grazie a tutti voi ragazzi per essere rimasti con me anche oggi. Tenete duro, manca pochissimo. E a presto, grazie ancora, vi saluto, ciao da Francesco, ciao da Milano e spero di beccarvi presto in giro, intanto nelle classi online. Aspetto i vostri video, eh. Grazie a tutti ragazzi, 4, 3, 2, 1, ciao!